La gran parte sono favorevoli, considerandolo un gesto di grande valenza umana e sociale. Qualcuno su due piedi non se la sente di rispondere e preferisce compiere una scelta più ponderata, dal momento che l'argomento è tra i più delicati. I contrari preferiscono parlare a microfoni spenti. Questo è il risultato della raccolta di opinioni condotta da Onda TG, che oggi ha avuto come tema la donazione degli organi dopo il caso del 63enne morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata. Credo che sia un gesto da apprezzare e da imitare, soprattutto se i nostri organi possono salvare vite umane o essere utili a qualcuno, hanno dichiarato la maggior parte degli intervistati. Sì, io sono a favore, soprattutto perché praticamente si aiuta un'altra vita umana e quindi è la cosa più importante. Credo che forse ognuno di noi dovrebbe farsi di donare degli organi se almeno serve veramente per salvare qualche vita. Non tutti sono d'accordo, però io sono a favore. Sicuramente, essendo anche un donatore di sangue, sono sicuramente favorevole alla donazione degli organi. Certo che sì, All'ora della credo che morte. sia un gesto nobilissimo che può aiutare a vivere persone sfortunate o meno fortunate di noi. Quindi nella sfortuna o nella morte naturale, essendo gli organi ancora spendibili, diciamo, utilizzabili perché in perfetta efficienza, consentirebbero ad un altro essere umano, ripeto, meno fortunato di noi, di continuare la propria esistenza senza sofferenze e affanni suoi personali e di chi gli sta. Ma sono favorevole sì, perché donare gli organi è come donare l'anima a Dio. Proprio quest'oggi mi sono posto il problema, ma è una riflessione pesante, molto meditata. Non so, devo pensare.